Salve a tutti amici, metodo per risparmiare sulla bolletta dell'acqua. E non sto parlando del classico chiudere quando ci si lava i denti, quindi chiudere i rubinetti quando non si usano perché è scontato. Ma non tutti sanno che nella parte finale del rubinetto, quella che noi svitiamo per cambiarci i filtri, è possibile acquistare un aereatore o riduttore di flusso. Sono due cose diverse, uno limita, l'altro inserisce dell'aria insieme all'acqua. Questo cosa comporta? Che arriva meno acqua, ma c'è la stessa efficienza del solito getto. Quindi conviene assolutamente cambiare tutte queste parti finali dei nostri rubinetti di casa con questi aeratori. Io consiglio l'aeratore. Idem per la doccia, dato che esiste anche la parte finale della doccia con questo aeratore. Il costo iniziale verrà assolutamente ammortizzato e poi annullato in, non lo so, qualche pochissimi mesi, quindi conviene assolutamente farlo per il futuro. Inoltre, per lo sciacquone conviene, una volta che si deve cambiare, utilizzare quello classico che vedete nei gabinetti pubblici, quello con i due pulsanti, per capire quando c'è bisogno di utilizzare più acqua e quando meno acqua. Così anche lì si avrà un notevole risparmio idrico. Un saluto a tutti.